Mi chiamo Carla Ridolfi, ho 66 anni e abito a Cervia. Ho una figlia, Federica, 39 anni, e ho un bimbo, Riccardo, di 7 anni. La bella notizia è che a settembre diventerò nonna per la seconda volta e sarà una bimba. Quindi tanti auguri a Federica in Australia. Mi mancano tanto, questo sì. Nella vita, fino a poco tempo fa, lavoravo in un locale da ballo e purtroppo, causa questo, come volevamo chiamarlo, non mi so dare neanche il suo nome, diciamo uno tsunami. Ci è capitato da un giorno all'altro, è un periodo abbastanza difficile, ma sono convinta che ritorneremo alla normalità. La musica per me è molto importante, mi dà la carica. E poi ci lavoravo, amavo il ballo, il contatto con le persone. Dopo 20 anni, insomma, mi manca tutto. L'importante è fare qualcosa. Per me, specialmente essendo da sola, perché la figlia è così lontano, io mi devo occupare sempre di qualcosa. No, non faccio ginnastica, però il ballo. E niente, la mia persona la curo personalmente da sola. Io sono un fai da te, sono un autodidatta, anche come, non è che vado a scuola di ballo, no, sono tutto da sola. Così passo il tempo. Da questo percorso di Miss Mamma nel lontano 2007, così, un pomeriggio, per gioco. E ho trovato una gran famiglia. Questi incontri con tante mamme di tutte le età che si mettono in gioco, più giovani, meno giovani. E mi sono molto divertita, sono stata in compagnia. E da allora, ogni volta che Paolo Tetti organizza qualche sfilata, qualche serata di beneficenza, una cena, se riesco partecipo, appunto, perché poi si fanno tante amicizie anche con le mamme. E quindi ringrazio Paolo Tetti perché ci fa sentire ancora donne e ancora vive. Grazie. Votarmi, perché essere mamma è un dono, ma diventare anche nonna è ancora di più, per la seconda volta a settembre. Quindi votatemi per la mia piccolina. Vi saluto e grazie, un bacio.